L'incontro con nostro Signore Gesù Cristo può cambiare realmente il nostro cuore, ma non senza di noi, non senza il nostro cuore. 10 lebbrosi, un'assemblea. E ciò che accade nelle nostre assemblee, ciò che accade nella Chiesa, ciò che può accadere anche oggi e ogni giorno. Perché tutti noi siamo qui chiedendo al Signore di avere pietà di noi. E il Signore ha pietà di tutti. Buono il Signore verso tutti, pietoso verso tutti, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, figurati. Non è che lì ci sono dei delinquenti, dei criminali, lo spazio di cielo non c'è il sole, no? Non è la nuvola di Fantozzi, questa famosa di un film, no? Questa nuvoletta che seguiva lui, sfortunato. No, non è così. Perché il problema non è essere purificati dalla lebbra. Il problema non è, per esempio, per un ragazzo che ha una dipendenza, essere salvato dalla droga o da qualsiasi altra dipendenza. Il problema è il cuore. Il problema è la guarigione del cuore profonda. E dove non c'è gratitudine, non c'è cuore salvato. Questa è la verità. Perché anche noi possiamo fare molte cose, impegnarci in molte cose, ma alla fine possiamo fermarci all'involucro. La lebbra spirituale manifesta una malattia interiore, una dipendenza qualsiasi, una schiavitù al peccato qualsiasi, manifesta un problema più profondo nel cuore. È lì che scende il Signore, è lì. Se non gli diamo spazio per poter scendere liberamente, non si dà il cambio, non si dà la conversione, non si è una creazione nuova, anche se apparentemente sì, anche se apparentemente questi 9, tutti e 10 erano stati purificati dalla lebbra e si erano incamminati verso Gerusalemme per compiere la legge, ma e mostrare l'opera di Dio, perché chi era guarito dalla lebbra doveva andare dai sacerdoti perché constatassero un intervento soprannaturale di Dio che li rincorporasse nella comunità, nella società. Per questo, in questo Vangelo c'è una chiamata fortissima a tutti noi a conversione. Dov'è il tuo cuore? Dice, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontanissimo da me. Come stiamo nella relazione con il Signore? Sempre lì, alla fine, gira che ti rigira, è sempre la stessa cosa. Io e il Signore. Come sto con il Signore? Lascio che Lui veramente penetri dentro di me e scenda profondamente e gli consegno il mio cuore, la mia vita, i miei desideri, i miei progetti, me stesso, la mia volontà. Dicono i padri del deserto, chi ha dato tutto a Dio ma non ha dato la sua volontà, non ha dato nulla. Nulla. E io posso essere la persona più povera, più dedita agli altri, posso tutto. Posso essere, ma se io non ho consegnato profondamente la mia volontà a Dio, non ho consegnato nulla. È un pochino questa immagine. Perché chiedere è facile. Prostrarsi e dire ecco la mia vita è un'altra cosa. È quello che ha fatto questo lebbroso, che è stato guarito profondamente. Perché la fede cos'è? La fede non è soltanto un'adesione razionale. La fede è appoggiarsi, questo è il significato etimologico fondamentale. È appoggiarsi praticamente a corpo morto in Dio, in questo caso nel suo figlio Gesù Cristo. La tua fede ti ha... Qual è stata la fede? Perché prima non aveva fede? No, no, la fede è tornare indietro, conversione, cambiare strada, e prostrarsi davanti al Signore, cioè consegnare la propria vita.
non usare il Signore per i propri scopi, non nominare il nome di Dio in vano, che è una forma di nominare il nome di Dio in vano, è questa. E piegarlo come una lampada di Aladino ai propri scopi, ai propri desideri, ai propri schemi, ai propri progetti. Fare di Dio un idolo. Questo. Purificami, abbi pietà di me. Fai quello che ti dico. Cambia il cuore di mia moglie. Aiutami in questa situazione. Fai, sì, tutte cose buonissime. Cioè, no, non so. Però dico, essere purificati dalla lebbra era una cosa buona, no? Ma forse la lebbra li aiutava a stare umili. Una volta guariti, una volta, già non riteneva più nessuno. Invece questo che è un samaritano, cioè uno che conosce molto molto bene l'esclusione, l'essere messo da parte, l'umiliazione, ha scoperto che cosa c'era dietro alla lebbra e chi è quello che lo ha guarito dalla lebbra. Ha scoperto chi c'era dietro a questo Gesù di Nazareth, l'amore di Dio, Dio stesso. Questa è la fede, non è appoggiarsi in un uomo, ma è appoggiarsi in Dio. Cioè, consegnare completamente la sua vita a Dio perché è l'unico che non lo ha, che non lo ha disprezzato, l'unico che non lo ha segregato, l'unico che non lo ha, escluso. Questo è. Noi abbiamo ogni giorno questo incontro con Gesù Cristo. Perché ogni giorno il Signore è pronto a guarirci, ci guarisce e fa tanti miracoli per noi. E li diamo per scontati, quasi per dovuti. Ti ho pregato, il minimo che potevi fare era questo, no? Addirittura sono prete, sono suora, figurati. Ti ho sacrificato tutta la vita e non è così. Perché ogni giorno si rinnova. Dove sono? Dove sono gli altri? Non sono stati guariti? Dove sei? Sei ai piedi del Signore, consegnandogli la tua vita e rendendo gloria a Lui? Oppure sei lontano, nonostante il suo amore, perché il Signore ci conceda questa umiltà, cioè che riconosce la verità, che non è la lebbra che sporca il mio cuore. Anzi, la lebbra mi spinge al Signore. Le situazioni difficili, la croce, i problemi, mi spingono a invocare il Signore, ma è il primo passo. Secondo è consegnarmi a Lui completamente, vivere la sua vita, perché questa è l'unica vera guarigione del cuore, l'unica vera felicità, l'unica vera libertà.